Il sindaco di Calvanico, Francesco Gismondi, come è opportuno festeggiare questa centenaria, questa nonnina che ha tanto dato alla sua famiglia e anche alla comunità e alla collettività di Calvanico? È il modo più giusto. Se si può verificare, siamo in chiesa, è il primo atto da fare, quello di fare una messa. È una messa che sia dedicata a questa centenaria che ha dato tanto alla sua famiglia, perché questa famiglia è una famiglia unitissima, è una famiglia che ha dato tanto alla nostra comunità, è la famiglia che da sempre ha organizzato i festeggiamenti in onore di San Gerardo, San Gerardo che è un santo tanto sentito a Calvanico. Poi sicuramente l'amministrazione fa la sua piccola parte, però è importante che questa vecchietta che festeggia i suoi 100 anni nella massima lucidità la festeggi con la famiglia, nel modo più giusto, è il modo più semplice, è il modo migliore secondo me. È la seconda volta che Calvanico sotto la nostra amministrazione festeggia una signora di 100 anni. E quando è stata l'ultima volta che non si è festeggiato un centenario? Si è festeggiato, se ricordo male, una decina d'anni fa. E invece lei ha parlato dei festeggiamenti per quanto riguarda San Gerardo, cosa bolle in pentola per quest'anno? Niente, l'estate calvanicese è partita già con una serie di manifestazioni e noi abbiamo 2 scuole di danza, hanno già festeggiato con 2 manifestazioni, abbiamo dedicato una tappa di Miss Italia selezione provinciale a Calvani, che è stata una serata bellissima, in uno scenario bellissimo che è la piazza del comune di sera, illuminata e molto bella, è un teatro naturale. Abbiamo fatto la 16ª edizione del Baby Festival organizzata dalla parrocchia del Circo Lanspi e prosegue poi l'estate, ci sarà una grande manifestazione, sarà il giorno 15 e lo Zecchino d'Oro in lingua napoletana. Un piccolo zecchino d'oro dedicato ai bambini di tutta la Campania, la prima edizione che si fa a Calvanico, sperando che sia un grande successo e sia una tappa che si possa ripetere poi negli anni. Cosa l'ha spinta a diventare di nuovo sindaco di Calvanico? Ma sicuramente l'amore per questo paese. Grazie. Evento di grazia, la nostra esultanza e il nostro